È entrata nel vivo la rassegna teatrale Genius Loci, promossa dall'ente teatro che ieri ha proposto alla Sala Laudamo Sicanie. La applaudita pièce, i cui testi sono di Dario Tomasello, ha avuto come mattatore Nicola Calì, che ne ha curato anche l'adattamento teatrale e la regia. E domenica sarà la volta di Clò, di Domenico Cucinotta e Maria Pierizzo, che ne è interprete, insieme con Cristiana Minasi e Stefania Pecora. Sentiamo Matteo Pappalardo. Prosegue con successo la rassegna Genius Loci, promossa dall'ente teatro peloritano alla Sala Laudamo. Di notevole interesse le tematiche finora affrontate nelle diverse pièce, che secondo gli intendimenti del consulente dell'ente, Dario Tomasello, vedono come protagonisti, anche nelle vesti di autori, valenti attori messinesi. Dopo discorsi sconnessi, diretto e interpretato da pari di Acacia e Giovanni Maria Currò, tratto dal romanzo proprio di Acacia, I sogni finiscono all'imbrunire, ieri è stata la volta di Sicanie, il cui testo, curato dallo stesso Tomasello, è stato adattato per il teatro da Nicola Calì, che ne è stato anche interprete e regista, con la preziosa collaborazione di Daniele Cesareo. Particolarmente applaudito il composito lavoro teatrale diviso in tre diversi momenti e nel quale si alternano i vari registri, dal tragico al comico, con esiti di indubbia suggestione, che ha avuto nella splendida parte dedicata all'alluvione dello scorso ottobre il suo momento senz'altro più emozionante. Di grande intensità la prova di Calì, a cui si devono intelligenti testi e riusciti adattamenti, tra cui quello di Malacarne, dal fortunato romanzo di Calaciura, e del quale ci piace ricordare anche apprezzate regie, anche del film L'infernale Litterio con il bravo Enrico Guarneri.